Lunedì 4 dicembre a Palazzo Broletto si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei mercatini di Natale di San Zeno Naviglio, che inizieranno l'8 dicembre per poi concludersi domenica 10. Una delle tante novità di quest'anno è il Festival dell'Incanto, che intratterrà grandi e piccini con spettacoli di magia e illusionismo. Ma noi abbiamo una grande attenzione perché riteniamo che cultura, arte esporsiano poi le attività che più innovative, in modo particolare arte e turismo e gestione di prodotti del territorio, sono una simbiosi importante per sviluppare la nostra realtà. Ricordiamoci che il futuro occupazionale ormai non passerà più da un aumento del sistema imprenditoriale e industriale, ma attorno a questo tema dei grandi servizi. E questa, essendo un'iniziativa estremamente importante, il mercatino sicuramente più importante della provincia che abbiamo, in una tradizione ormai consolidata dopo 14 anni, e questa iniziativa deve essere, secondo noi, non solo sostenuta ma anche sviluppata, perché riteniamo che veramente abbia un senso, una logica e una grande attrazione. Ed è per questo che noi siamo impegnati a fianco del Comune e degli organizzatori perché questa iniziativa riesca al meglio. Effettivamente i nostri mercatini natali, come sono giunti alla 14ª edizione, ricoprono un'importanza moltissimo all'interno della nostra comunità, perché oltre all'esposizione di queste più di 200 bancarelle permettiamo anche ai nostri commercianti di poter esporre i loro prodotti e essere visti e farsi la pubblicità. Questo è molto importante perché in un periodo come questo, in cui l'economia sembra partire ma non parte mai come dovrebbe partire, quindi anche per loro diventa una giornata molto importante. Per l'amministrazione comunale è importantissima perché 200 bancarelle più di 10.000 visitatori richiedono un'organizzazione molto attenta e molto precisa su tutti gli aspetti, sia organizzativi di distribuzione delle bancarelle sia di sicurezza. Quindi il nostro comune, i nostri collaboratori, i nostri dipendenti, che ringrazio di cuore per la loro disponibilità nei giorni festivi, e anche tutti i volontari che si mettono a disposizione, coordinati dalla presidente dell'associazione commerciante, la mia amica Giuliana, Luciana, che li coordina, quindi diventa un'organizzazione molto molto importante e deve essere molto molto attenta, perché San Zeno sono 4.700 abitanti, un afflusso così tante di visitatori ci fa onore ma ci preoccupa anche in parte. Noi cerchiamo sempre di completare le giornate con altre iniziative che sono moltissimo importanti, sono aperte a tutti e sono tutte di libero ingresso, come al sabato sera abbiamo uno spettacolo di magia e alla domenica sera in parrocchia abbiamo due corali, Corale San Zenone e Corale Santa Cecilia di Foncarale, che faranno delle musiche prettamente natalizie. Io prendo in prestito una frase tipica che vediamo tutte le sere, diciamo: se volete venire, venite non da visitatori ma da ospiti. Grazie e ci vediamo tutti l'8. È la 14ª edizione e, come tutti gli anni, 200 espositori e più, dunque sta diventando veramente enorme. L'organizzazione è fatta dall'Associazione Mercanti del Naviglio in collaborazione con l'amministrazione comunale. Quest'anno propone il giorno 9 e il giorno 10 delle attrazioni, delle manifestazioni particolari. Dunque l'8 il mercatino, iniziamo con l'8 il mercatino, esposizione di 200 bancarelle, e quest'anno ci hanno proposto anche, a parte le aziende agricole vitivinicole, delle specialità, cioè lumache, tartufi, cose che gli altri anni non avevamo visto nell'iscrizione. Poi vabbè, i pittori hanno sempre partecipato, comunque quest'anno numerosi anche loro, e posso dire che il 9 è una novità assoluta, perché noi abbiamo sempre puntato sulle canzoni o musiche. Invece quest'anno abbiamo pensato ad una manifestazione adatta a bambini. Abbiamo voluto fare l'attrazione per anche i più piccini, non solo gli adulti. Praticamente c'è il Festival dell'Incanto, sono
5 maghi prestigiatori e degli illusionisti, dunque dovrebbe uscire una cosa particolare, un'attrazione, e aspetto tanti bambini. Il 10 la sera è nella chiesa parrocchiale di San Zeno, la corale San Zenone con la corale Santa Cecilia di Poncarale si uniscono e fanno queste arie natalizie con un maestro fisarmonicista, Zanolla si chiama, molto bravo, perché io personalmente l'ho sentito, e dunque spero che sia accolto bene anche questa manifestazione, che vengano numerosi a sentire. Ecco, io spero che come tutti gli anni ci sia bel tempo che ci sorregga la manifestazione, non importa il freddo ma non la pioggia, spero. Vi aspetto numerosi con la musica degli Zampognari, anche non voglio dimenticarmi, e della fanfara del Bersaglieri di Orzi Nuovi e gli Alpini con la loro triple vin brûlée, così spero di aver detto tutto, vi aspetto numerosi, grazie mille a tutti, buon Natale.